caffè a tutti, io sono Arte di Pura Fibra Italiana e in questo video siamo in un nuovo video di Salva il Mondo. Ma prima, siccome abbiamo raggiunto i 2000 like nello scorso video, anche in questo video saluto alcuni di voi che hanno commentato nel video precedente. Tra questi, Complete3 che scrive: per fortuna che sei tu che fai capire che Salva il Mondo è bello da giocare. Tanti dicono sia noioso, secondo me è bellissimo, anche io pensavo fosse noioso, ma ho imparato a giocarci e veramente mi diverte un sacco, o almeno a me. Poi saluto Francesco Ciccolella. Ciao Octi, sei grande, ti stimo, bellissimo video. Grazie mille. Saluto Jacopo Sgobba Zavazzi, che scrive: grande, sei migliore, veramente mi sono molto utili questi tutorial, comunque aiuti. Gioco più o meno da una settimana o due e mi ha aiutato molto, grazie. E per finire saluto Roberto Cappelletti. Ciao, voglio essere una persona normale che viene salutata da un VIP. Non sono assolutamente un VIP, non mi sento assolutamente un VIP. Mi sento un povero con un cappello da 50 centesimi, con la maglietta non della Supreme, ma di Grest Up degli animatori. Però ti ringrazio lo stesso e ti saluto volentieri. Ciao. Quindi ragazzi, come al solito, se volete essere salutati, arriviamo a 2000 like in questo video e saluterò alcuni di voi che hanno commentato e comunque risponderò ad altri nei commenti, ma gli risponderò. E ora andiamo al video. Tantissima gente da pochissimo ha comprato Salva il Mondo e proprio per questo in questo video andremo a vedere i vari eroi che ci sono e spiegare ognuno nel dettaglio in che cosa si specializza e qual è l'eroe giusto per te, perché all'inizio la gente non sa benissimo ma quanti eroi avere, perché eccetera eccetera. Proprio per questo in questo video vi spiegherò tutto. Come possiamo vedere dal registro raccolta, dove comunque sono raccolti tutti gli eroi possibili ed immaginabili di tutte le classi, comunque tutti gli eroi possibili e immaginabili li troviamo bene o male qua. Ognuno è diverso, ci sono varie rarità dei vari eroi, chiaramente quelli leggendari e quelli mitici sono i più forti in assoluto. Per esempio lei, Ramirez, è quello mitico, è tra i più forti chiaramente, ma di questo parleremo in un altro video, perché vi dirò proprio, farò un video solo per i migliori eroi di ogni classe apposta, perché sennò questo qua diventa un video troppo lungo comunque per spiegarvi tutte ste robe. Andiamo a parlare di tutte queste quattro classi, quali scegliere e perché. Allora, all'inizio voi partite con un soldato che è Ramirez, questa qua verde. Chiaramente, come essendo dei soldati, possiamo già immaginarlo, ci specializziamo nelle armi a distanza, quindi comunque fucili d'assalto, pistole, qualsiasi arma, fucili a pompa, qualsiasi arma a distanza. In realtà loro non sono molto specialistici, nel senso che non sono bravi o chissà che cosa costruire, nel senso che non è che ottengono bonus se costruiscono, non sono neanche chissà che bravi a trovare risorse super rare o a trovarne super tante. Sono semplicemente dei soldati, degli eroi che fanno un sacco di danno a bersagli bene o male singoli. Certo, fanno anche qualche danno ad area, ma soprattutto si specializzano nello sparare, diciamo, a un soldato, a uno zombie nemico. Quindi comunque si specializzano tanto nel danno singolo verso un elemento. Ha questa abilità: danni delle armi a distanza incrementati del 10% e salute incrementata del 10%. Quindi questo è una cosa comune di tutti i soldati. Qualunque soldato voi abbiate, diciamo, avrà sempre questa abilità di base. Quindi io lo consiglio a tutti un po' per iniziare a capire il proprio stile. Se vediamo che durante le missioni ci piace costruire tanto, allora penseremo poi di andare dai costruttori. Se ci piace invece muoverci, saltare eccetera, punteremo ai ninja. Se ci piace un sacco andare a cercare per tutta la mappa cose rare, andare a fare un sacco di materiali, penseremo agli stranieri. Infatti, tornando ai costruttori, i costruttori si specializzano nel costruire, è ovvio. Infatti tutti lo... Aspetta. Una cosa importante da sapere appunto dei soldati è che tutti, qualsiasi soldato in assoluto, queste sono le abilità di base. I costruttori per esempio hanno l'abilità di base, incrementa del 10% la velocità di costruzione, quindi le cose si costruiscono prima, e riduce del 10% i costi di costruzione, quindi mentre costruiamo abbiamo le cose scontate, possiamo anche scontarle di più tramite varie cose che poi vi spiegherò. In ogni caso il costruttore è per tutti coloro a cui piace mettersi con le mani in mano, costruire magari un tunnel con delle trappole, tutti gli zombie ci passano in mezzo e voi non dovete neanche chissà che combattere, state là, guardate un po' come gli zombie vengono maciullati dalle trappole. Diciamo che questa è la cosa mia preferita dei costruttori. Una volta non li usavo quasi mai, ma ultimamente li sto giocando molto di più, proprio perché voi costruite un bel tunnel, tutti gli zombie ci finiscono dentro e muoiono da soli, voi state lì a guardare e vi godete la scena. Mi piace un sacco questa cosa, e soprattutto costruite tutto in maniera scontata, più rapida, con più vita, le strutture
riprendono vita con certi costruttori, tipo man mano che il tempo passa si autorigenerano la vita, cose veramente utili. Poi passiamo ai ninja. I ninja come abilità di base, che quindi qualsiasi ninja ha, riduce del 10% i danni da caduta e incrementa del 10% la velocità di corsa e scatto. Quindi è molto importante sapere che con i ninja noi ci muoviamo super rapidi, quindi guardiamo tutta la mappa subito, non dobbiamo costruire a volte per salire in alto perché basta fare il doppio salto, perché quasi tutti i ninja hanno il doppio salto, e soprattutto ci specializziamo nel danno con le spade, con le asce, con le falce, eccetera. In realtà ogni eroe può usare le spade, tipo anche un costruttore o anche un soldato, chiunque può usare le spade, però i ninja sono gli unici che hanno i bonus se utilizzano una spada. Per esempio, magari un ninja ha il 20% di danno in più se usa le spade. I ninja sono quelli che corrono dappertutto, che fanno un sacco di danno ad area, perché usando le spade loro roteano su se stessi, fanno tanti danni ad area, poi lanciano gli shuriken, eccetera. I ninja sono parecchio fighi. Una volta usavo lei, che era il mio ninja preferito per un sacco di tempo, poi diciamo ultimamente ho abbandonato il ninja e sto usando anche di più gli altri eroi, che ho scoperto che mi piacciono un po' di più. Ehi tu, se il video ti sta piacendo, considera l'idea di iscriverti a questo canale. Ma ricorda di attivare anche la campanella, così da non perderti altri video come questo qui. È semplicissimo e a te non costa proprio niente. Scusami se ti ho disturbato e adesso ti lascio al video. Ciao! Per finire ci sono gli stranieri. Gli stranieri sono coloro che servono a tutte quelle persone che vogliono lootare un sacco. Infatti gli stranieri si usano quando bisogna lootare, quando bisogna ottenere un sacco di risorse, quando magari abbiamo finito la legna o quelle cose, dobbiamo costruire la nostra casa base, vogliamo costruire le trappole, eccetera. Allora andiamo in missione col straniero e accumuliamo quante più risorse possibili. L'abilità di base di qualsiasi straniero è incrementa di 6% la probabilità di trovare un bottino doppio. Quindi quando noi cerchiamo qualcosa in una mappa, tipo cerchiamo su una scatola, cerchiamo su un baule, non lo so, abbiamo 6% in più di trovare cose doppie, che secondo perché per alcuni potrebbe essere una schifezza, in realtà è un buon potere. Come avevo detto in un video precedente, ossia i 5 consigli per principianti, è importante utilizzare il giusto eroe per ogni missioni. Infatti gli stranieri sono coloro che si usano di solito in missioni che magari non si vuole vincere, o che perché tipo si entra solo per lootare e poi voi abbandonate la missione ma non perdete diciamo le cose che avete lootato, oppure si usano in quelle missioni dove non bisogna combattere tanto. Infatti loro non sono bravissimi nel combattimento, non è che facciano tanti danni o cose del genere, servono di più a lootare. A differenza dei soldati ninja, che quelli fanno danni a manico, cioè se volete fare danni andate di ninja e soldati. I costruttori sono ottimi nella difesa dell'obiettivo, quindi riempire di strutture resistenti che hanno più vita, che resistono di più, che si costruiscono più in fretta, che sono elettrificate, quindi gli zombie tipo passandoci prendono danno, cose di questo genere qua. I costruttori sono molto utili appunto per difendere la base che dobbiamo difendere, la struttura che dobbiamo difendere. Insomma, sono molto molto carini comunque anche i costruttori. E gli unici che veramente non servono mai a combattere, se non rari rari casi, sono gli stranieri. Ora andiamo però a spiegare un po' quanti eroi tenere, perché tenerli, perché potenziarli, eccetera eccetera. Molti di voi penseranno: benissimo, ho trovato il mio costruttore preferito, che è questa tipa qua, quindi sicuramente terrò e userò lei sempre sempre. In realtà no, non funziona così ragazzi. Ogni eroe, oltre ad avere lui stesso delle abilità diciamo particolari che potete... Questa è diciamo quella di tutti i ninja. Queste qua invece sono quelle che variano, perché ogni ninja ce le ha diverse, salendo di livello sblocca delle abilità diverse. Questo eroe per esempio a livello 30 ha questa abilità qua, però un altro ninja, mettiamo caso tipo questa, di cui parlavo prima, non ha la stessa abilità a livello 30. Vari ninja hanno varie abilità differenti, questo è molto importante, perché se noi vogliamo specializzare il nostro ninja in determinate cose, bisogna leggersi queste caratteristiche che il nostro eroe acquisisce man mano che sale di livello, appunto per livellare gli eroi giusti. Io all'inizio sconsiglio sempre di livellare gli eroi, tenete l'esperienza solo per gli eroi leggendari, mitici ed epici, non utilizzate per quelli rari e comuni eccetera, perché quelli là fanno schifo, cioè dovrete potenziarli in futuro, non vi conviene assolutamente. Tenetela
da parte, in modo che appena avete uno leggendario, comunque io farò guide sugli eroi migliori per ogni classe, quindi comunque avrete i video anche su quello. Ma stavo dicendo, perché comunque non potenziarne solo uno? Metti che ho trovato quello che mi piace di più in assoluto di ninja, perché devo potenziare gli altri? Anzi, facciamo non di ninja, di soldato. Io uso lei, è uno dei soldati più forti, se non il più forte soldato che ci sia, è Dante, assalto urbano. Quindi non dovrei potenziare altri soldati, e invece ho potenziato anche lei a livello 74. Perché allora l'ho potenziata e anche lei a livello 35? Ragazzi, perché ogni eroe, oltre ad avere le proprie caratteristiche, ha anche dei vantaggi bonus che noi possiamo affidare ad altri eroi. Per esempio, lei come bonus ha incrementa del 30% la ricarica. Quindi, ogni volta che noi assegniamo questo eroe, diciamo, di supporto al nostro eroe primario, e come facciamo a capirlo? Basta andare nella sezione eroi, questo è il primario, quello che noi useremo in partita, e questi qua invece sono coloro che forniscono i loro bonus. Cioè, guardate il bonus che mi dà questo. Danni del 18% aumentati sui fucili d'assalto. Quindi lei, oltre ai suoi poteri, eccetera, ha 18% di danni in più. E insieme a lei, che ha come bonus bomba a grappolo, quando lancia una granata, diciamo, fa altre 6 mini granate. Insomma, così, potenziando loro due, non solo si incrementa anche la vita del mio eroe, perché se io adesso potenziassi lui salirebbe la vita e lo scudo del mio eroe primario, ma in più possiamo assegnare questi bonus ai vari altri eroi. Quindi è importante capire bene quali eroi ci piacciono, che hanno magari delle abilità e bonus che ci piacciono. Per esempio, lei incrementa del 20%, 24% i danni del piccone. È molto importante. Proprio per questo, come vedete, la potenzio. Infatti, ho potenziato parecchi eroi apposta che uso come bonus per i miei altri eroi. È molto importante, perciò, risparmiare la propria esperienza eroe. E usarla sugli eroi giusti, capire quali sono i migliori, quali forniscono i bonus migliori e perché potenziarli. Pian piano, quando spiegherò tipo gli eroi migliori di ogni classe, spiegherò anche i bonus migliori da assegnare a quell'eroe. Quindi saprete tutto questo in video futuri. Quindi ricordatevi, iscrivetevi al canale, non perdetevi i prossimi video di Salva il Mondo e le varie guide. Anche oggi ringraziamo la pura pipì della Nestron qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 161.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi degli eroi, nel senso qual è la vostra classe preferita, che eroe vi piace di più utilizzare e perché soprattutto. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici, i vostri compagni di team, con i vostri chiunque conosciate che gioca a Salva il Mondo da un po' di tempo e vuole imparare al meglio a che cosa sono i vari eroi, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!